anzi, ormai si sa, in Svizzera tedesca si mangia male. Infatti è quasi l'ora di pranzo e siamo qui a Soletta per verificarlo. Seguitemi. Schüblich, subito una salsiccia secco. Ah, e beh, qua, mintici. Würstel, Bratwurst. Guarda, guarda, guarda che fantasia, eh. Bratwurst di là, Bratwurst di qua. Poi, attenzione, colpo di scena, si va direttamente su Firenze. Tipica specialità toscana, tra l'altro, è il cordon bleu, croquetten, gemüse. Questo qui, sono toscani come io sono di Roma, lo dico io. Forse è meglio, faccio io la spesa. Questo mi hanno detto che è il best of della settimana, cioè il flash case, Apfelmus, quella non manca mai, i ravioli, tutta la salsa, questa qui ce l'hanno, salsicciotto, questo qua puoi andare a fare i corsi di nuoto, al di là dei monti, patate e crauti, patate e crauti. E lui, è la cannella, questa, cioè loro fanno diventare marrone tutto con la cannella, questo qui non lo so, forse per il gatto. E questo qui si chiama Znünigwürst, una polverina salata che tu metti su sulla merenda del mattino. Andiamo col tentativo qui. Entschuldigung, Sie haben gut gegessen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Mit dieser da? Nein, nicht mit dieser da. Nee? Nein. Und diese da? Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ja. Ah, haha. Was essen Sie? Fischknusperli. Fisch, ja. mit dem Fisch, Sehr gut. Diese besser. Allora, la cannella sul pesce no, però l'aromat già è. È vero che gli svizzero-tedeschi sono gli elvetici che mangiano meno frutta, meno verdura e meno pesce, ma più affettati di tutti. 9 kg l'anno a testa rispetto ai 6,3 kg di romandi e ticinesi. Tuttavia c'è aria di cambiamento. Non solo Betty Bossi si rinnova, ma c'è un incredibile numero di grandi chef svizzero-tedeschi, tra cui Ivo Adam e Nenad Mlinarević. Ben 14 dei 26 cuochi con un punteggio superiore a 18 nella guida Gomillo lavorano in Svizzera tedesca. C'è una cosa che rimane però ancora un tabù, il foie gras. Un consigliere nazionale svizzero-tedesco vuole addirittura impedirne l'importazione. Frustrazione prevista per i romandi, esperti di gastronomia autoproclamati. Boh, io resto della mia idea che questi non sanno mangiare, non sanno cucinare e via. Buon appetito, ne? Buono. Mmm. Mmm.